Evolvenza, evoluzione della coscienza, reincarnazione. Vitaliano Bilotta, la forma pensiero. Che cos'è, come nasce, come agisce. I libri del Casato. Presentazione di Romualdo D'Alessandro. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Genesi. L'universo è un pensiero di Dio. Einstein. La realtà in cui vivete è una vostra creazione e percezione. Cerchio, Firenze 77. Ne consegue, penso, dunque creo. Da questi fondamentali assunti si evince chiaramente che l'uomo è fatto a immagine di Dio per la sua capacità di creare mediante il pensiero e la volontà il mondo che lo circonda nei suoi molteplici aspetti. Il pensiero, dunque, plasma e modella in forme concrete l'etere cosmico addensato e sostanziato in materia fisica. È così che lo spirito diviene materia. La stessa creazione dell'artista ha inizio nella sua mente, dove si formano originariamente le immagini che egli poi trasfonderà sulla tela, o realizzerà in sculture, o trasferirà sulla carta. Analogamente, il compositore ode per primo nella sua mente i suoni che poi trasformerà in musica. In questo suo nuovo libro di narrativa attiva, Vitaliano Bilotta, proseguendo nel suo instancabile lavoro di divulgazione degli insegnamenti e delle conoscenze che ininterrottamente ci pervengono da maestri, guide e fratelli del mondo spirituale, affronta un concetto cardine dell'insegnamento, le forme pensiero. La forma pensiero improntata è un'energia sottile che si concretizza e agisce sui piani fisico, astrale e mentale, assumendo temporaneamente l'aspetto e le caratteristiche proprie della realtà concreta. Quanto più intenso e frequente è l'impulso mentale che la genera e la alimenta, tanto più durature ed efficaci saranno le sue esistenze e la sua azione. Una volta costituitasi, essa si arricchirà di tutti gli impulsi che per affinità vibratoria la raggiungeranno, acquistando una vita propria, capace di agire in maniera autonoma, come una macchina pensante creata e messa in moto dallo stesso pensiero umano.